Video, foto, chat, scambi di avanza via social, applicazioni per incontri. Non si contano i siti e le occasioni offerte dal web per conoscere e creare relazioni. I ventenni di oggi sembrano non voler andare oltre al primo approccio. Pensate, un ragazzo su quattro non ha rapporti intimi. Da una ricerca emersa e pubblicata sul Washington Post, il 28% dei giovani al di sotto dei 30 anni si è astenuto per un anno. Per quanto riguarda le ragazze, si parla del 18%. Ma di chi è la colpa? Il dito viene puntato contro tutte quelle piattaforme digitali che consentono di disporre con la potenza di un click di film, serie TV, di quel continuo intrattenimento che, oltre a togliere tempo alle relazioni, genererebbero in loro la paura del rapporto reale. In sostanza, secondo gli esperti, lo schermo di un cellulare, di un computer o una TV diventa scudo contro le insicurezze, contro i rischi emotivi che un incontro intimo può riservare. Ma non è finita. A tenere lontani i millennials, ossia i giovani iperconnessi, da effusioni e passioni sotto le lenzuola, contribuiscono anche i videogiochi. Piuttosto che uscire e lasciarsi andare agli eventi, restano a casa, a gestire un mondo virtuale, più prevedibile e senza sorprese. È vero che i social hanno reso la comunicazione più immediata, accorciando le distanze, ma è altrettanto vero, secondo gli psicologi, che i giovani dal vivo risultano più freddi. La tecnologia consumata sin dall'infanzia li ha resi meno intraprendenti. Giocare al dottore in tenera età è quindi da preferirsi ai giochi educativi di uno smartphone?